Toscolano 1381 nasce per riprendere l'antichissima tradizione di Toscolano. Si tratta di una cartiera artigiana dove alcuni mastri cartai producono carta fatta a mano secondo gli antichi metodi che qui a Toscolano sono in epoca dal tempo della Serenissima e anche prima. Infatti dalla fine del 1300 a Toscolano, nella Valle delle Cartiere, si produce la carta fatta a mano. Toscolano 1381 quindi è un'azienda che basa il suo know-how proprio su questo saper fare italiano che di generazione in generazione, tramite i nostri mastri cartai anziani, è arrivato fino ad oggi. Ci troviamo a Toscolano Maderno, un comune rivierasco del Lago di Garda che si trova sulla sponda occidentale tra Salò e Riva del Garda. A Toscolano sembra di essere ad Amalfi, c'è un clima appunto di impronta mediterranea, crescono olivi, limoni, oleandri, capperi, siamo nel luogo più a nord del mondo dove crescono i limoni e proprio questo clima piacevole gardesano ha permesso all'industria cartaria di espandersi nel corso del tempo. Toscolano è stato il polo cartario più importante d'Italia, con circa 50 cartiere che lavoravano per i Dogi di San Marco e fino al Novecento hanno prodotto le più importanti carte italiane. 1381 perché? Perché i comuni erano due, Toscolano e Maderno, e continuavano a litigare per l'utilizzo dell'acqua del fiume. Questo notaio di Gaino ha fatto un documento che regolamentava l'utilizzo dell'acqua nel 1381. Era la sicurezza che le cartiere c'erano già prima. L'idea di Toscolano 1381 nasce nel 2013, quando frequentavo per diletto, un po' per svago, il Museo della Carta, la vecchia cartiera di Maina Inferiore. Si tratta di una cartiera del 400, poi musealizzata, che racconta la storia ultrasecolare della Valle delle Cartiere di Toscolano. Lì, in un piccolo laboratorio, un gruppo di pensionati, i cosiddetti lavoratori anziani, avevano ricreato la filiera produttiva della carta fatta a mano. E così, mentre si guardano degli anziani artigiani al lavoro, certamente si provano delle sensazioni di affetto, anche un po' di meraviglia e di stupore, ma anche un po' di malinconia. Per questo motivo ho deciso ho potuto investire delle risorse nella formazione di alcuni giovani, in particolare di Marco e Valentina, che hanno messo, come si dice nel nostro lavoro, le mani in pasta per migliaia di ore. Lo hanno fatto un po' in sinergia con questi lavoratori anziani, un po' con mastri cartai provenienti da Fabriano. E così nasce Toscolano 1381. Nasce da una storia che è raggiunta al VI secolo di esistenza che non poteva finire. La passione per la carta nasce appunto 3 anni fa, quando mi sono avvicinato al mondo del far carta fatta a mano grazie all'idea di Filippo. Sono sempre stato attratto dai lavori artigianali, dalla cura del dettaglio, e soprattutto perché anche inconsciamente tutti gli abitanti di Toscolano Maderno crescono con quest'idea della carta. Beh, la carta per me è la vita, è un divertimento, un passatempo, ormai può essere una malattia, tanto vero che ogni tanto mi chiedono e io dico vabbè, io all'interno delle vene non ho più il sangue, ma ho la cellulosa. La particolarità di Toscolano 1381 è che offre al suo cliente con la nostra carta un prodotto che ha a che fare con la storia del cliente. I principali clienti di Toscolano 1381 hanno a che fare con il mondo della bellezza. Riccardo Camanini del Lido 84 è nostro cliente, per lui realizziamo menù e la carta dei vini. Lavoriamo e collaboriamo con le accademie di belle arti principali, Venezia e Urbino per esempio, e questi sono solo alcuni. Un futuro senza carta non esisterà mai, perché se noi non abbiamo l'accortezza di recuperare il tutto quello che c'è su o chiavette o dischetti, perdiamo tutto. Un libro non si perde mai. La dimostrazione è qui nel museo. Noi abbiamo dei libri che hanno 500 anni. Sono dei tesori. Se dovessi rispondere allora a che senso ha la carta in un'epoca digitale, direi che è un supporto che permette all'uomo, all'umanità, di ricordarsi della propria identità, perché è un supporto che dona delle sensazioni. Sensazioni come quello dello scrivere, che richiede del tempo, del toccare una superficie che ha una texture materica e che quindi evoca in noi quasi un senso di appartenenza,
e che certamente un tablet non può donare. Il 1381 è una carta speciale che ti dà il cuore quando la fai, perché la fai a mano, perché non ci sono le macchine che ti producono l'impasto, perché l'impasto lo fai tu. Solo il fatto che quando noi facciamo un foglio e c'è lì la gente che ti guarda e vede che riesci a staccare il foglio da una rete e rimane fermo sul tappeto, e la gente che fa oh, e dice che storia. I nostri progetti per il futuro hanno a che fare con gli obiettivi di un imprenditore, per cui vogliamo crescere nella nostra clientela e quindi far sì che la carta di Toscolano torni ad essere la carta di chi ha bisogno di esprimere identità e bellezza.